dalla mappa, come si evince, ci siamo mossi in un perimetro ben ristretto. Prossimamente ci sposteremo lungo l'asta della circonvallazione in giallo per visionare la nuova Villa Ricca. Cari amici, ci troviamo sempre a Villa Ricca, a poca distanza dal centro storico, nella villa comunale che si estende su 15.000 metri quadrati. Qui sono stati realizzati un anfiteatro capace di ospitare 1.500 persone, ampi spazi attrezzati a verde e un'area di 1.000 metri quadri adibita a parco giochi. All'interno della villa, come si può vedere in fondo, oltre al parcheggio sulla sinistra d'ingresso, è stata realizzata una struttura con tetto piramidale in plexiglass per consentire il passaggio della luce solare. Una casina composta da diverse sale dove sono state collocate uffici pubblici. Questa è la circonvallazione esterna. Fu ultimata agli inizi degli anni 60, detta anche strada degli americani, perché fatta costruire dagli americani. È una strada a doppia corsia, a scorrimento veloce e quindi all'inizio anche ad alto rischio. Ma è una strada che ha dato anche uno sviluppo al paese, perché lungo di essa si sono insediate varie attività commerciali. Inoltre sono sorti moltissimi parchi per tutti i tipi e per tutti i gusti. E in seguito al boom edilizio la popolazione si è raddoppiata intorno agli anni 70, passando da 7.500 a 15.000 abitanti e poi addirittura si è più che triplicata. Oggi infatti la popolazione ha raggiunto i 30.000 abitanti. Sullo sfondo della circonvallazione si possono ammirare sulla destra il Vesuvio e a sinistra il Monte Somma. La strada invece verso il lato occidentale conduce all'Iternum, oggi Lago Patria, e si innesta sulla strada Domiziana. In tutto il percorso è di circa una trentina di chilometri e congiunge Casoria con il Lago Patria. Questa zona, detta 167 perché costruita con i fondi della legge 167, ha portato la popolazione di Villa Ricca a triplicarsi. E lì davanti, sulla sinistra, si può ammirare la struttura lignea. Ci troviamo nella sala del centro polifunzionale di Via Napoli, al centro della cosiddetta 167, inaugurata nel 2009. Il complesso è una struttura realizzata in legno lamellare, destinata ad attività culturali e sociali. La struttura è affidata in gestione alla parrocchia di San Francesco, che si trova qui a pochi passi. In questa struttura sono state realizzate molte manifestazioni, iniziative musicali, teatrali. Adibito a gare internazionali di pallavolo, basket e calcio a 5. Un tennis club con 3 campi in terra rossa e 2 campi di calcio a 5. Una pista di atletica composta da 4 corsie per gli allenamenti. Campo di calcio regolamentare in terra battuta e spazi per i bambini con verde attrezzato.